La questione della pandemia chiaramente rende organizzativamente complessa la quotidianità. Per cui, al di là della fatica organizzativa, quello che ho sentito come sapore di questa scuola in questi 3 mesi è stato molto, molto buono, molto piacevole, molto gradevole. È molto varia dentro tutti gli indirizzi. Sto incominciando a tastare, diciamo, il terreno. E le sue radici profonde nella storia del territorio lecchese non sono un vincolo e una pastoia finché il Badoni continua a riuscire a pensarsi verso il futuro. E in qualche modo, secondo me, il lavoro del portale è proprio stato un tentativo in quella direzione lì. Abbiamo avuto un problema, la non possibilità di avere in presenza le persone. Abbiamo cercato di trasformare il limite in un'opportunità. E quindi abbiamo detto va bene, abbiamo accolto ben volentieri la proposta che arrivava da Isinet, di cui vi parlerà poi meglio il signor Missaglia, di dire trasformiamo in un portale la nostra proposta. Abbiamo bisogno di pensare come territorio e come nazione, e anche di più che come nazione, che non ci si può continuare a giocare metà della popolazione fuori dalle competenze tecniche e scientifiche. Non è una metà esatta, chiaramente non è che le donne non esistano in assoluto, ma sono troppo sproporzionatamente poche. E quindi è vero che dobbiamo andare a cercare di capire cosa impedisce alle ragazzine della scuola secondaria di primo grado di immaginarsi dentro una competenza scientifica e tecnica. Quando come Isinet abbiamo avuto la visita di 2 professoresse dell'Istituto Badoni per la proposta dell'alternanza scuola-lavoro, che sono la professoressa Tucchetti e la professoressa Galasso, abbiamo immediatamente aderito qualche anno fa e abbiamo avuto qui, devo dirvi, veramente dei ragazzi in gamba. Oggi noi tra i nostri dipendenti ci sono credo 5 o forse addirittura 6 persone che vengono dal Badoni e che hanno preferito non continuare il loro percorso di studi e si sono inseriti all'interno della nostra azienda, e sono persone che hanno dimostrato una notevole preparazione e veramente ci stanno dando molta soddisfazione. Proprio per questo, per essere anche sotto questo punto di vista collaborativi con la scuola che ci sta dando queste risorse per noi molto importanti, abbiamo iniziato a collaborare prima con il precedente dirigente, adesso con la professoressa Zuccoli, per poter andare avanti in questa direzione. Quindi abbiamo fatto negli anni scorsi una collaborazione proprio tecnica relativamente alla realizzazione di un percorso che prevedeva la formazione nella tecnologia del Voice over IP. Attualmente il centralino che utilizza il Badoni è un centralino ancora tradizionale, ma è stato collegato attraverso appunto una sorta di gateway a tutto l'aspetto del Voice over IP, costruito completamente, configurato completamente dagli studenti, in modo assolutamente autonomo e con forte soddisfazione da parte loro e anche da parte nostra. Io sono nato con il profumo dell'olio chimico nel naso e ho sempre lavorato per tanti anni nel settore meccanico. Per noi, per le persone della mia generazione, nascere Recco era declinarsi immediatamente a quel mondo lì. Oggi è chiaro che non è più così, le grandi aziende metalmeccaniche del lecchese hanno chiuso o hanno deciso di delocalizzare e alla fine un po' manca questa cultura che può rappresentare il destino di una città e di un territorio. E noi abbiamo iniziato questo percorso lo scorso anno considerando la possibilità di cercare di dare una nuova cultura, che la cultura oggi non può che prescindere dalla sicurezza delle informazioni. Viviamo in un mondo di dati assolutamente digitale e questo mondo è un mondo straordinario ma estremamente pericoloso, e quindi creare con i ragazzi immediatamente dalla terza una consapevolezza
consapevolezza sul fatto che internet sia un sistema complesso e che una volta che un dato è presente in internet è chiaro che non è più cancellabile per nessun motivo al mondo, ecco, è molto molto significativo creare la possibilità di dare un futuro diverso a delle persone che potrebbero impegnarsi a ad avere poi delle attività lavorative che danno molta soddisfazione. Noi abbiamo fatto partire una startup alcuni mesi fa, si chiama SETA, che sta per Security Talent Academy, ed è una società che si occupa esclusivamente di formazione nell'ambito della cyber security. Con questa società siamo, tra l'altro, proprio in questi giorni è partito il primo corso che abbiamo organizzato insieme al MIP, che è la scuola di eccellenza del Politecnico di Milano, e vi devo dire con una notevole soddisfazione che pur in un periodo pandemico, in un periodo dove le persone naturalmente hanno ben altro a cui pensare, almeno apparentemente, abbiamo raccolto ben 16 iscritti e sono tutti dei C-level, quindi sono tutti dei security officer delle aziende più importanti d'Italia, come Lux Ottica, come Autostrade per l'Italia e via discorrendo. Quindi il percorso che abbiamo iniziato quest'anno all'Istituto Badoni è per noi molto molto importante e molto significativo. Non potevamo chiaramente non essere presenti nella realizzazione del portale. Il portale l'abbiamo fatto dando tutta l'energia e oggi in linea ci sono le tre persone di Isinet che hanno collaborato con l'Istituto Badoni, che sono Maria Luisa Giordano, Francesca Tagliaferri e Chiara Salomoni, e che si sono davvero impegnate molto in questo mese per poter presentare un risultato che speriamo possa essere interessante. Posso dire che il numero degli iscritti al portale è già un numero, secondo me, molto molto significativo, e noi come Isinet cercheremo di appoggiare attraverso l'istituzione di questo premio SETA che stiamo discutendo insieme al dirigente come poterlo mettere a punto, ma sarà un premio che sarà destinato naturalmente alle ragazze. Vi dico che dal punto di vista della cyber security, ad esempio, le ragazze, le donne in genere hanno una capacità molto più accentuata nel poter risolvere i problemi rispetto agli uomini, e quindi è un po' anche questo che ci spinge a portare avanti un ragionamento a 360 gradi.